Qui stiamo benissimo, però adesso il nostro futuro? Un terremoto di questo genere comporterà anni e anni di sofferenza. Lo dico chiaro e tondo, ci saranno sacrifici da fare, lo sappiamo, sarà una lunga transumanza, nessuno ha la bacchetta magica, non ce l'ha il sindaco dell'Aquila, non ce l'ha Gianni Chiodi, non ce l'ha nemmeno Bertolaso, non ce l'ha nessuno la bacchetta magica. Oggi Berlusconi viene a mettere la bandierina su questi tetti, una bandierina con cui farà l'ennesimo spot sul nostro territorio, l'ennesimo, ne abbiamo visti forse la 18ª volta che viene qui, scusa il G8. E metterà la bandierina e dirà fondamentalmente agli italiani che il problema dell'Aquila è stato risolto. Vogliamo vedere allora se domani veramente verrà fuori il fatto che ci sono delle persone che contestano il fatto che le scelte vengano prese da qualcun altro, che queste scelte si rivelano sbagliate. Nessuno può pensare realisticamente che a settembre sarebbe stato rimesso a posto l'intero patrimonio edilizio della città dell'Aquila, perché sarebbe stato una cosa che insomma buona da un punto di vista emotivo, ma da un piano di vista razionale era impossibile, quindi almeno non era nelle nostre possibilità. Nel frattempo qui non si stanno facendo i lavori nemmeno per le case A, B e C, ovvero quelle case che necessitano sì di interventi, però non di buttarla giù e di iniziarlo da capo. Non stanno andando avanti i lavori per le case A, B e C. Gli sfollati delle case E sono almeno 30.000. I conti non tornano, i nostri conti non tornano, noi siamo qui per chiedere a Berlusconi dove vanno a finire gli aquilani a settembre. A settembre cominciano ad essere pronte alcune abitazioni, ma si andrà avanti mano a mano con la costruzione di queste case. E per fortuna che ci sono, perché se questo progetto case non fosse stato fatto, non staremmo parlando nemmeno di settembre, di ottobre, di novembre, capisci, per 15.000 persone. Gli interventi che sono stati fatti con il progetto case non restituiranno mai più il territorio. Definitivo. Il consumo di territorio, per evitare che fossero state delle bidonville, certo, sarebbe stato Ma non ci siamo capiti, non stavamo parlando. Anche quelli che sono affastellati, ci sono gli abitativi temporanei, non le casette di legno, sono moderni container, ecco, modulari, che sono anche accastellati. Anche ma questo è stato fatto tenendo conto anche dei massimi criteri di antisismicità. Sì, quelli sono antisismici totalmente. Quelli che sono state fatte sono il massimo delle residenze. Quelli a tre piani sono totalmente antisismici. Non esistono. Anche la Protezione Civile ha dichiarato negli ultimi giorni in maniera proprio esplicita che le case saranno pronte, queste case saranno pronte per 4.000 persone a settembre. E probabilmente si arriva a 16.000, ma probabilmente di meno, perché ci sono dei problemi in alcune localizzazioni. Comunque, se tutto va bene, si arriverà a 16.000 a gennaio-febbraio. Sono l'utilizzatore finale, il vero supereroe dei giorni nostri, dei territori nostri più che altro. Cioè, sono qui in missione perché devo salvare queste popolazioni con miracoli quotidiani, come insomma le parole non servono. Io oggi ho chiesto per l'ennesima volta al presidente della regione Chiodi un aiuto ordinario o straordinario da parte della sua amministrazione per i borsisti universitari, perché al momento attuale, dato il sisma del 6 aprile, coloro che per merito e o reddito erano borsisti, quindi avevano un incentivo monetario, si sono ritrovati in gran parte senza una lira. Ovviamente arriva un sisma, ci sono delle spese, non per questo devono pagarne le conseguenze i ragazzi. Ho chiesto al presidente Chiodi una promessa: qual è l'impegno della regione? Avevamo già avuto in precedenza degli incontri con l'Unione degli Universitari, con vari collettivi, mail, lettere, e la precedente risposta era: la regione non ha fondi. Ad oggi mi ha promesso che tutto ciò, questo intervento monetario, era più che ordinario e il compito della regione sarebbe stato adempiuto nei tempi debiti.
staremo a vedere. L'appuntamento! Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad avere un appuntamento con il presidente della regione Chiodi per il 10 di agosto alle ore 20:30 al parco Unicef, non mancate. They can change the world, so they close their eyes and they can't see past the bonds.